Ebbene sì, l'ennesima top 5 a tema WrestleMania. Inaspettata? No? Beh, non avete tutti i torti visto che ormai manca davvero poco. Questa volta però sulla scia di quello che potrebbe essere il trionfo definitivo di Kofi Kingston, nonostante non sia stato ancora ufficialmente annunciato il match contro Daniel Bryan. Vabbè. Andiamo ad analizzare insieme i casi in cui una superstar si è portata a casa la vittoria in maniera totalmente inaspettata. Un po' come la Corea del Sud nei mondiali del 2002 contro di noi, anche se in quel caso la partita fu sicuramente più predeterminata della WWE. Byron Moreno infame se ti incontro per la strada, mannaggia te porco... Ma bando alle ciance, torniamo in tema wrestling, perché non siamo qui a scaccolarci con i guanti in lattice. Stringete forte il vostro titolo mondiale, lucidatelo per mostrarlo a tutti i vostri fan e allacciate le cinture, perché... Fuoco e fiamme amici, io sono il vostro Certified Way e queste sono 5 vittorie inaspettate a WrestleMania. Numero 5. Fandango. Batte Y2J a WrestleMania 29. Blasfemia, portami via! Potrebbe mai un ballerino di flamenco battere il primo indiscusso campione mondiale della federazione? Ma figuriamoci, sì, è successo veramente. Infatti nella 29esima edizione del Granddaddy of Them All, al suo debutto sul ring nel main roster, l'ex Johnny Curtis, che da vincitore della quarta stagione di NXT non si era nemmeno comportato malissimo nello show giallo, ha ottenuto una vittoria di rapina rovesciando le Walls of Jericho in una culla tra lo stupore generale. Il tutto è ancora più assurdo se pensiamo che a parte la simpatica parentesi Brisango, il ballerino sia stato fondamentalmente un jobber con ruoli pressoché marginali. Ma la vera domanda è, come c***o gli è venuto in mente di far debuttare una gimmick da danzatore di flamenco? Cosa dovrebbe c'entrare con delle mazzate sul ring? Vabbè che dopo Funky Brodus Clay che si muoveva con la grazia di un frigorifero su una scala mobile ci si può aspettare di tutto. Entrambi però ottime team song, questo bisogna ammetterlo. Fandango. Numero 4. Owen Hart batte Bret Hart, WrestleMania X. Il fratellone più grande, quello figo con la giacca di pelle e gli occhiali specchiati che ha sempre ottenuto i maggiori successi mettendo in ombra il fratellino un po' sfigato, senza un'identità ben precisa, quello col cappellino con l'elica sopra e il moccio al naso per intenderci. Messa così il risultato sembra più che scontato, infatti nonostante le grandi capacità tecniche di Owen, Bret è sempre stato la perla tra i due, con il fratello minore che ha cambiato le più svariate gimmick e non ha mai ricevuto i riconoscimenti di The Hitman. Ma nell'opener di WrestleMania 10 qualcosa cambiò, infatti scombussolando del tutto le aspettative del pubblico con un victory roll il compianto membro della dinastia Hart strappò il successo tra l'incredulità generale, soprattutto perché nella stessa edizione Bret combatté anche nel main event vincendo il titolo mondiale contro Yokozuna. Dalle stelle alle stalle in poche ore insomma. Numero 3. Sheamus umilia Daniel Bryan a WrestleMania 28. Il risultato non è la cosa scioccante della contesa, ma il modo in cui l'irlandese ha ottenuto la vittoria sì. Immaginatevi una superstar amatissima dal pubblico nell'evento più importante dell'anno, con alcuni che probabilmente hanno comprato il biglietto solamente per vederlo all'opera sperando di esplodere al suo trionfo. Ora che avete immaginato la scena, pensate a quest'altra. Questo cretino si mette a limonare AJ Lee prima del gong e sbadabim! Si becca la suola del piedone ginger di Sheamus dritta nei denti. 18 secondi, 1, 2, 3, tutti a casa, olè! Però pensandoci bene, per limonare AJ Lee probabilmente imbuscherei anch'io un calcio in bocca da Celtic Warrior. Speriamo che CM Punk non guardi questo video. Ora resta il dubbio però, i 18 secondi del match sono più di quelli necessari con AJ Lee? A buon intenditore! Numero 2. The Miz batte John Cena a WrestleMania 27. Oh yes, quella merdosissima edizione di WrestleMania 27 con The Rock come ospite speciale. La card era davvero un mezzo obbrobrio, eccezion fatta per pochissimi match. Vi basti sapere che The Great Khali ha vinto una Battle Royale. E qui mi fermo. Tornando al match, chi si sarebbe aspettato un The Miz trionfante al termine di un main event di WrestleMania? Ora sarebbe quantomeno un filino più plausibile, ma allora era il 2011, Cena era ancora Super Cena e lo Awesome One era accompagnato da Alex Riley, che di per sé porta già sfiga se pensiamo che ha preso parte al main event dello show più importante in casa WWE. Originariamente il match finì in un double count out, ma The Rock da buon guest disse «Wewe, sbirulini, quasi continua, no squalifiche, no tempo limite, no regole, gni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 gn
mia felicità. E questo evento ha dato il via al Once in a Lifetime di WrestleMania 28 tra Cena e Rocky, anche se poi ci fu un rematch un anno dopo. Ma che cazzo? Con 34 edizioni alle spalle, voglio vedervi a selezionare le menzioni degne di nota. Sicuramente la vittoria di Rey Mysterio a WrestleMania 22 fu una gioia immensa, soprattutto per il sottoscritto, perché avevo 12 anni e il Folletto era in assoluto il mio wrestler preferito. Ma ci fu sicuramente una spinta dall'alto da parte del buon Eddie Guerrero.
Yokozuna che batte Bret Hart in rampa di lancio a WrestleMania 9 fece incazzare non poche persone, così come inaspettato fu il trionfo di Triple H contro Randy Orton a WrestleMania 25 con il Legend Killer all'apice della sua carriera. Numero 1. Brock Lesnar batte Undertaker, WrestleMania XXX. E siamo qua, sì, sempre il caro di Undertaker in una top 5 a tema WrestleMania. Ma che casualità! Il leggendario becchino, allora imbattuto, venne demolito da The Beast in una contesa memorabile, non tanto per la qualità tecnica dell'incontro, ma più per il risultato scioccante. Dopo la terza F5, infatti, il pubblico era già lì a sorseggiare la sua birra pensando, ma sì, 1-2, kick out, vince Taker, tac, e invece spin! Le gambe delle seggiole su cui erano seduti i tifosi entrarono di prepotenza tra le loro natiche, sarà indimenticabile la faccia scioccata di questo qui. Si vocifera che il Deadman dovesse liberarsi dallo schienamento, ma per le troppe mazzate inferte della bestia non ci riuscì. Nessuno saprà mai la vera storia, anche se forse Poleman l'ha raccontata, io da buon rincoglionito l'ho rimossa. Ma questo momento rimarrà iconico per il modo in cui è accaduto, quindi non toccatemelo. Anche per questa classifica è tutto, io vi ricordo di mettere mi piace, sì, vabbè, quelle cagate lì non ve le ricordo. Fatelo se volete, non fatelo se non volete, se siete dei pigroni, ma se siete arrivati qui non lo siete. Vabbè, ciao. Ci sentiamo al prossimo video.